canzoni che sono diventate memorabili. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolo, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Questa è una di quei casi straordinari anche nel quale poi una canzone trova anche il suo interprete ideale, che è, come sapete tutti, Renato Zero, che era in un momento della sua carriera dove andava cercando probabilmente un grande pezzo che ridesse una forza entusiasmante alla sua carriera, e lo ottenne. Era un anno e stavo registrando Luna di Gianni Togni. Un amico comune mi disse: ma perché non lavori con Maurizio? Lo chiamai e me lo andai a prendere a casa. Ricordo che venne proprio a prendermi, io ero a casa da solo in un momento anche un po', come dire, opaco della mia esistenza, così con scarso lavoro, scarsa voglia di lavorare, forse ero in un momento così un po' buio. E arrivò Giancarlo come un re magio, con i suoi doni, con la sua forza e con la sua però anche grande sensibilità musicale, e cominciamo a lavorare insieme. Sì, la scena cambia, siamo nella mia casa di Milano, un pianoforte, e lui a parlare di Luna, l'arrangiamento di Luna. A un certo momento mi allontano, vado in un'altra stanza, Maurizio fa, mi arrivano delle note che non sono più Luna. Dico: che belle, corro da Maurizio, meraviglioso, che stai facendo? E da lì capii che ero di fronte non solo a un uomo meraviglioso, un mio amico, ma un grandissimo compositore.